Ok, credo che questa sia, cioè questa missione sia quella più brutta al momento, la più noiosa. Arpocrates, hai un attimo. Per te, Clive, sempre. Stavolta sono qui per Mid. La puoi aiutare? Schermatura per un motore a mitril? Cos'altro inventerà quella ragazza? E questi appunti lungo i bordi? Ha delle richieste particolari per i materiali. La schermatura deve resistere a temperature interne estreme. Restare abbastanza fredda all'esterno da non incendiare la nave e abbastanza leggera da non affondarla. Ovviamente è molto difficile trovare un materiale adatto. Capisco. Mi chiedevo se avessi una soluzione o se potessi cercarla nei registri. Forse ciò che le occorre non è un altro materiale, ma un altro tipo di approccio. Che intendi? Considera il lago su cui ci affacciamo. Le sue acque corrotte erodono gli elementi più in fretta di quelle dolci o salate, siano questi legname o acciaio. Eppure, siamo comunque riusciti a crearci una casa con tali materiali. È vero. Ma Bardolf deve smaltare tutte le assi due volte perché non marciscano. E Obolus dice che senza una scorta costante di pece. Ecco. I primi storici grigoriani parlano di questa rugiada lunare, un preparato in grado di resistere persino alle fiamme più violente. Prima che i dragoni domassero i worm e le viverne, i nobili impregnavano le mura dei castelli per proteggerle dalle fiamme dei draghi. Potremmo E se potessimo ricrearlo? applicarlo a qualunque materiale per fornire la protezione richiesta da Mid. Su come applicarlo e quali materiali scegliere, Bardolf e Obolus potranno aiutarti. Gli parlerò e vedrò che cosa possono dirmi al riguardo. Se fossi così gentile da procurarmi tutti gli ingredienti, discuterò con i nostri due amici riguardo al modo ottimale per sfruttare al meglio il preparato. Le conoscenze del passato potrebbero servirci anche oggi. Grazie, Arpocrates. E se tu chiedi aiuto ad altri, forse dovrei anch'io. Due waifu al prezzo di una? Ottimo. Vi serve una mano, eh? Esatto. Andrò al mercato a cercare gli ingredienti. Potresti aiutarmi e farmi compagnia. Chi resta potrebbe aiutarmi a capire come preparare la schermatura stessa. Ci aiuterete? Anche qua c'è la scelta su chi Sempre. devo portare e non. Beh, se Jill ci sta. Grazie. Oddio, sembra Sono l'inizio di un certo che porno queste questo. giovani menti saranno indispensabili nella mia ricerca. La decisione di scegliere chi andrà con chi la lascio nelle tue mani, Clive. La scelta di andare di far andare chi con chi la lascio a te. Cioè, questa frase già è perfetta da sola. È incredibile. Dunque, Clive, hai già deciso? Chi ti accompagnerà nella tua escursione? Allora, io qui immaginando che ci sia un altro momento intimo, tra virgolette, come prima, no? Con Otto che gli parla e praticamente gli dice le cose, sarei molto tentato di portare Jill per vedere se c'è qualche cosa che vuole dirmi in più o se c'è qualcosa che magari vuole confessarmi, ma al tempo stesso. Taria, anzi, io non l'ho mai ascoltata. Io non so quello che le passa per la testa. Però qui la scelta. Eh sì, la scelta qui è tecnicamente quella più corretta sarebbe Jill. Perché se c'è un momento intimo, un momento particolare, potrebbe effettivamente confessarsi. Molto bene. Vediamo. Allora, che cosa cerchiamo? Vediamo se è Mi così. sono permesso di farvi una lista. Per
Ecco. Uova bianche di cioccobo? Noci pepio. Sei sicuro di questa lista? Sembra che qui ci sia soltanto... cibo. Pensavo che gli ingredienti fossero più esotici. Anche se sembrano ingredienti banali, hanno potenti effetti sfruttati raramente. Per questo una volta erano molto ricercati. Usati a tal punto che raggiunsero quasi l'estinzione, proprio come la rugiada lunare. Ora invece è facile ottenerli. Dovreste trovarli tutti al mercato di Piana Nord. Beh, almeno. Ah, davvero? Pensavo di andare comunque a Piana Nord. Parto a breve. Vieni quando ci sei. Va bene. A presto. Divertitevi voi due. Oh! Anche tu, Taria. Gelosina? Tranquilla, Taria. Anche tu sei waifu, eh? Cioè, sei rossa. Non è che sei... Cioè, tranquilla. Jill è la waifu perché appunto lei è comunque la waifu, però... Se Taria vuole partecipare e vuole sostenere Sid, vuole in un qualche modo alleviare le sue sofferenze. Dov'è Jill? Puoi tranquillamente farlo, non io non mi opporrò. Le noci pepio sono quelle. Hai trovato gli ingredienti? Oh, ho appena iniziato. Sicuramente qui in mezzo troveremo ciò che ci serve. Perché non ci dividiamo? Così ognuno compra qualcosa. D'accordo. Cosa devo cercare? Che ne dici di cercare delle noci pepio e dell'aglio? Io troverò il resto. Ci incontriamo ai cancelli dopo. Va bene. Allora, vediamo... Compriamo un po'... Allora, cosa posso proporti oggi? Ovviamente te lo mettono te lo mettono a prezzo irrisorio proprio per far sì che tu possa comprarlo anche se hai speso praticamente tutto. Ehi, non toccare niente. Ehi, tanti saluti. Ora ho tutto. Vediamo come se la cava Jill. Tu invece? Benvenuto, benvenuto. Ah, vedi, vendono anche delle armi loro. Spada di platino. Ma quindi tu già la vendi la spada di platino? Che però... Aspetta, compriamole. Queste non ce le ho, mi mancano. Mi piacciono i clienti che sanno quello che vogliono. Le voglio nell'inventario, almeno una copia di ognuno la voglio nell'inventario. Una buona giornata. Tieni al fresco quelle sardine. Oddio, guarda che caruccia. Hai trovato tutto? Sì, ecco. Dell'aglio e delle noci pepio. Bene. Ora non resta che chiedere ad Arpocrates di trasformare il tutto nell'occorrente per raffreddare il motore. Prima di tornare... Ecco. Ho bisogno di parlarti. Ecco, lo sapevo. Grazie per avermi chiesto di aiutarti. Qualcosa di diverso. È vero. È bello passare del tempo lontani dalle battaglie. Questo posto mi ricorda quando eravamo piccoli. Te lo ricordi? Camminavamo su e giù per il mercato, guardando e annusando tutto. Come dimenticare? E Torgal quando era cucciolo? Ricordi come impazziva all'odore delle salsicce? Scappava e ci toccava inseguirlo tutte le volte. Ora non ti prenderemmo, bello. Devi comprare qualcosa per te, già che siamo qui. In effetti, sì. Beh, più o meno. Molly mi ha parlato di un posto che vende delle torte particolarmente deliziose. Potremmo dividerne una. Volentieri. Grazie. E poi ho visto del pane. Grandi pagnotte bianche, come dal fornaio a Rosalith. Che ne dici?
Volevo prendere la zuppa da mangiare col pane, ma poi sono stata dal macellaio e quel prosciutto crudo era... Oh. Tutto bene. Scusa. È che... hai ragione. Stare qui con te mi fa sentire di nuovo bambina. Clive. È sbagliato che mi stia divertendo. No, Jill. La vita era così. Ed è così che sarà quando avremo finito. Quando saremo liberi di vivere. Lo spero. Grazie, Clive. Bacio, bacio. Ma no, niente. Beh, immagino sia meglio tornare. Devo dare gli ingredienti ad Arpocrate e Settaria. Ci vediamo al rifugio. Attenta. Certo. Anche tu. Ai. Quando scatterà questo bacio? Lo stiamo aspettando tutti ormai. Lo stiamo aspettando tutti. Come va la rugiada lunare di Arpocrates? Arpocrates, come procede con la schermatura? Bene, molto bene. E il tuo contributo è stato davvero fondamentale. Stavo spiegando a Taria come preparare al meglio la rugiada lunare. E ora che abbiamo gli ingredienti, possiamo iniziare. Puoi contare su di me. Ho creato più di qualche intruglio misterioso a suo tempo. Non ne dubito. Che mi dici della schermatura? Il lavoro è in corso, seguito con cura da Bardolf e Oborus. Sembrerebbe che presto sarà pronta. Grazie. A tutti. Va bene. Jill, vieni in infermeria? L'unione fa la forza, eccetera, eccetera. Mm. Certo. L'unione fa la forza. Eh sì. Unitevi, unitevi. Oh, e Clive, grazie. È stato bello stare insieme a te. Pare che il nostro lavoro sia quasi finito. Peccato. Iniziava a piacermi un po' d'azione per una volta. Come... ma se sei rimasto lì? Schermatura, dovremo solo applicare l'una all'altra. E poi avviare un rigoroso processo di vari test. Forse bisognerebbe dirlo alla giovane Mid. Ci penso io. Grazie, Arpocrates. Beh, meglio dare la buona notizia a Mid. Ok, abbiamo finito finalmente questo calvario, forse. Perché non è detto, ma forse l'abbiamo finito. Grazie a Sid. Volevo dare dell'erba al gioco. Questa è la classica sezione dove appunto è la quiete prima della tempesta, no? Stiamo facendo tipo tutta questa robetta, c'è un po' di calma, un po' di cosa, no? Ci stiamo preparando per quello che sarà il caos a breve. Scusa per l'attesa, Mid. I lavori per la schermatura sono già cominciati. Scoperto come fare?
In un certo senso. Arpocrates conosce una sostanza molto resistente al calore. Dovrebbe fornire la protezione necessaria. Sovrintenderà la costruzione e testerà la schermatura. Perfetto! Sapevo non mi avresti deluso. Figurati. Io sono solo un galoppino. E va bene. Adesso mi resta da capire come assemblare il tutto. Al martello nero! Quando ho iniziato a lavorare il metallo, pensavo avere creato spade e scudi, non dannati aggeggi, termocosi. Collettori di trasferimento. Stessa cosa. Chiamali come vuoi, non li assemblerò qui, è già abbastanza angusto. Portiamo tutto fuori. Mid, tu allinea le parti sul ponte. Io farò il resto. Subito! E porta il martello più grosso che trovi. Qui serviranno un po' di colpi ben assestati. Assestami tutto, Blackthorn, direbbe qualcuno. Ma quindi ora la barca, la nave si può muovere? Vediamo se effettivamente così possiamo andare o a Walud o nelle fauci del Sacro Impero per il cristallo centrale. Walud, ho l'impressione che sarà l'ultima a cadere. È finito! È finalmente finito! Grazie al cielo. Mi faranno male i muscoli per settimane. Ti ringrazio, Clive, Blackthorn e tutti voi. Uno è fatto, ne mancano soltanto tre. Cosa? Come, scusa? Oh, non te l'avevo detto? L'Enterprise ha quattro motori a Mithril e ci servirà un collettore di trasferimento per ognuno. Vuoi dire che... Non preoccuparti. Ora che ne ho uno finito come esempio, i miei nel Canver faranno gli altri. Ah, ecco. Non li invidio. Mi stavo già mettendo a strappare la PlayStation e buttarla fuori. Altri lavori, tieniteli per te, eh? Che succede? Niente, ero distratta. Ora devi venire a visitare tuo padre, però. L'avevi promesso. Pensavo all'Enterprise che salpa all'orizzonte verso coste sconosciute, in cerca di terre libere dalla piaga, come voleva mio padre. E dunque, nella peggiore delle ipotesi, se l'intero suolo dei gemelli diventasse nero, ci sarebbe ancora speranza. È ciò che rappresenta, capisci? Un'ultima occasione in caso ci servisse. Ma ora che è praticamente completa, ho capito che... non voglio che sia questo. Non deve essere una scialuppa di salvataggio a cui aggrapparsi se le cose vanno male. Vorrei che le persone ci salissero per scelta, non per disperazione. In un mondo in cui non si sopravvive, basta, ma dove si vive veramente. Ci sto lavorando. E cercherò di realizzare il tuo desiderio. Come fai sempre? Bene. Ho deciso cosa fare. Appena l'Enterprise potrà salpare, la metterò al tuo comando. Al diavolo i piani, mi fido di te. Ne sei proprio sicura? Credo che questo sia ciò che voleva mio padre. Gli fai onore. Tu, volevi far visita alla sua tomba? Vorrei. Puoi venire con me ora che il lavoro è finito. Già. Solo devo prima finire una cosa. Sarà breve. D'accordo. Dirò a Otto che verrai con noi. Raggiungici alla messa. Sì, mio capitano. Jill, non essere gelosa, mi raccomando. Ha detto che stava costruendo una nave. Una nuova missione disponibile nelle vicinanze. Però questa ha un più.
quindi questa mi sa che dobbiamo farla per forza. E continuiamo con la nostra avventura. Un altro pochettino. Sono le 11:30. Med mi ha detto che stava costruendo una nave. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Così poi dopodiché. La fama. Attenzione, è cresciuta la mia fama. Benvenuto a Sussurro del Patrono. In senso di gratitudine. Ah, punti abilità. Ok. Buona fortuna, Sid. Ok. Allora, Clive, tutto bene? Mid ha smesso di mandare mezzo rifugio in giro per i gemelli, no? Assurdo, quella ragazza farebbe di tutto pur di rinviare la visita alla tomba del padre. Ora non ha più scuse, eh? Non proprio. Diceva di avere un'ultima cosa da fare prima. Penso che finirà presto. L'ha detto? Parole sue? Beh, in realtà sì. Clive, sei forse nato ieri per caso? Non c'è nessuna cosa. A quest'ora sarà già quasi nel camper. Mid, posso ancora raggiungerla. Ah, vedi, è scappata. Obolus, hai visto Mid? Sì, su una barca. Stava andando di là. È troppo tardi. Andate tutti di fretta, eh? Le ho offerto un passaggio, ma non poteva aspettare. Ha pagato per una barca ed è partita. E remando di buona lena. È proprio piena di energie. Comunque, avevo proprio intenzione di venire a cercarti, sai, Clive? Ho qui una lettera per te. Urgente, per di più. Uno degli uomini di tuo zio ha detto di consegnartela di persona, appena sarebbe stato possibile. E ora sei qui. Grazie, Obolus. Ma figurati. Una lettera da parte di suo zio? Che novità hai, zio? Mio caro ragazzo, il mio viaggio verso Canver è stato un vero successo. L'amico di cui ti parlavo non solo ha accettato di condividere con noi i contenuti di questo baule, ma anche le sue considerevoli conoscenze di quello che accade nelle città libere, grazie a cui ho appreso delle ricerche di una certa tua giovane amica. Sebbene ritenga che il progetto di Telamon, l'Enterprise, sia davvero notevole, dubito che le autorità canveriane accetteranno di buon grado l'uso non autorizzato dei loro moli, per quanto deserti, e se le voci hanno già raggiunto il mio amico, non ci vorrà molto prima che i capi Gilda giungano a bussare alle nostre porte. Ed ecco il motivo di questa missiva. Vorrei prendere in prestito il tuo uomo, Gav, per un paio di lune, affinché tenga d'occhio chiunque possa voler nuocere alla nostra giovane amica, avvertendoci di eventuali attacchi. Confido che considererai questa mia proposta. Gwyneth Canver. Beh, qualcuno dovrà tenere d'occhio Mid. Ma guai nel Canver, che sono tra l'altro indipendenti loro. Cioè, Mid ci ha fatto fare il lavoro sporco e poi è salpata verso il tramonto. Sì. Così sembra. Beh, ormai non possiamo farci nulla. La prossima volta che farai visita a Sid, prova a legarla stretta prima di suggerirle la cosa. Non essere così duro con lei. E devo ammettere che alla fine è stato divertente. Un bel lavoro di squadra tutti insieme. Un po' come costruire il rifugio. Vero. Comunque, siamo pronti a visitare il vecchio rifugio? Non mi dispiacerebbe andare subito nel Canver. Di certo non vorremmo far aspettare Lord Rosfield delle Sette Casate, vero? Non dopo che ha chiesto personalmente di me. Partirò con Gav. Tu baderai al rifugio. Conta pure su di me. Ma porgi i miei omaggi a Sid e agli altri. D'accordo? Oh, a proposito, Jill si unirà a noi. Ha alcune cose da fare, ma ci raggiungerà lì. Spero oh, squadra al completo. Retaggio di Sid.
Ah, quindi c'è andata lei. Gli ha lasciato il martello. Sai, Sid, ricordo quello che mi hai detto. Che se nessuno ascolta quello che dici, allora tanto vale non dirlo. Ma ti dirò questo, amico mio. Hugo Kupka è morto. La sua ombra non incombe più su di noi. È un peccato che la Fenice non possa essere in due luoghi. Se fosse stata qui, forse avrebbe fatto qualcosa per i morti. Nemmeno la Fenice può riportare in vita i morti. La vita ha sempre un inizio e una fine. Quindi dobbiamo vivere finché possiamo. E non come schiavi dei cristalli, ma uomini liberi. Possiamo unirci a voi? Ah, sono venuti tutti proprio. Incredibile. Bella sta scena. Lady Caron. Che bella sorpresa. Ho pensato di fare un salto qui da voi per vedere come stavate prima di andare a fare il rifornimento. Non c'era un gran panorama neanche allora, ma non è mai stato così orribile. Lo so. La piaga sta avanzando. E molto presto temo che il panorama sarà così ovunque. Quindi la nostra missione non cambia. Faremo svanire anche l'ultimo dei cristalli madre e la fame di etere con esso. L'unico rimasto a Ciclonia è Coda di Drago nel dominio cristallino. Il prossimo bersaglio? Si va a Sponde Gemelle. È la capitale dell'impero attualmente. Non voglio neanche pensare a quanto la staranno sorvegliando. Non che questo vi fermerà, ma vi consiglio di osservarla bene prima di lanciarvi. Sì, ottima idea. Se state andando nel dominio, potete portare questo zoccone con voi. Guts. Oh, scusami, dimentichi che sei l'uomo più ricercato dei regni gemelli. Ho pensato che potreste camuffarvi da assistenti di un mercante itinerante, sempre che tu non abbia idee migliori. Guts, volevi comprare un po' di attrezzi, no? Beh, è la tua occasione. Tu mi lascerai andare con loro? Oh, grazie, Nan! Smettila, mi romperai le ossa, brutto zoticone! C'è una carovana che fa continuamente la spola tra il dominio e il mercato di Boklad. È gestita dalla Gilda dei Mercanti. Mostrate il lasciapassare di Goetz e sarete a posto. Sarà meno rischioso che farvela a piedi lungo la via del cristallo, questo è certo. Grazie, Caron. E benvenuto tra noi, Goetz. Oh, d'accordo. Vado a prendere le mie cose e ci vediamo lì. Allora ci vediamo a Boklad! Lasciami! Oh, le mie povere dita! Fenomenale. Jill, vieni con me. D'accordo. Tu, Gav. Mi sto già incamminando, capitano. Sta attento. Lo sono sempre, no?
Hai visto, Sid? Il tuo pupillo si sta trasformando in un gran bel fuorilegge. Esattamente, Hodor. Ci stiamo avvicinando. Ve l'ho detto, Walud sarà l'ultimo a cadere. Che tra l'altro vedete il colore del cristallo di Walud? È tipo oscuro. Vedi, non è un colore del cristallo come gli altri, cristallino o qualsiasi altra cosa. È proprio oscuro. Quindi secondo me qui è proprio dove è stato corrotto probabilmente da Ultima. Allora, dalle altre parti non ci possiamo andare, quindi andiamo di qua. Dalmechia orientale. Quindi siamo ancora nello stato di Dalmechia. Il viaggio continua. Come ti senti? Meglio. Grazie a Tarja. Lieto di sentirlo. E grazie anche a Torgal. Vero bello? Questa era una rotta commerciale in mezzo alle scogliere, finché la Repubblica ha costruito una strada per i carri e il traffico si è spostato. Lasciando questa via per chi vive fuori dalla legge. Esatto. Di certo non Ok, dato che io però non sono il massimo dell'intonazione, mi sono preparato a questa evenienza. Side quest che faremo voi. Ok. Hanno un rifugio segreto. Oi. Oh, calmati. Vai, vai, attacca, attacca. Oh. Peccato che però mentre faccio gli attacchi loro non si stunnino e mi continuano ad attaccare, perché rendono quasi vano il mio parry. Sta cosa un pochettino mi infastidisce dal punto di vista tecnico. Abbiamo fatto un favore alla Repubblica. Qui c'è un'altra side quest che poi faremo, anzi che poi farò ovviamente. Madonna, recuperarmi tutte le side, questa è la prima cosa che devo fare appena finisco la live, subito. Cacce e side quest a nastro proprio.
Dalmec sono indietro rispetto a Rosaria per quanto riguarda i punti. Le rovine dovrebbero reggere. La strada continua sull'altra sponda. Scusa, e di qua cosa c'è? Ah no, è proprio una costruzione fatta così. Ci sono nemici però. Infatti. Tanto sono rimasti quietiscenti e poi si sono attivati così. Questa era l'area, cioè tra l'altro questa è l'area che hanno fatto vedere al PAX Est, tra l'altro. Quindi guardate quanto hanno fatto vedere quando hanno fatto vedere avanti rispetto all'inizio del gioco, incredibile. Ho più impressione di quanto pensassi. Ecco perché non hanno mostrato troppo. Che quando ero piccola la sua storia mi affascinava. Tanto tempo fa, un uomo sopraffatto dall'avarizia sfidò gli dei per ottenere i loro poteri. La battaglia finale si svolse qui, sulle cascate. Almeno così si dice. Se scandaglieranno mai queste profondità, forse potremo scoprire se c'è del vero. I dei emersero come vittoriosi e punirono l'uomo per la sua sfida, scagliando contro di lui due maledizioni. Dominanti e portatori. A dire il vero, per me era strano che i dominanti e gli Aikon fossero come una maledizione. A Rosaria, i dominanti ereditavano il trono. Erano ammirati, celebrati, non derisi. Quando arrivavo a quella parte della storia, pensavo ogni volta che ci fosse un malinteso. Avevi molti libri di storie, vero? Nella tua stanza. Da piccoli. Le vecchie leggende erano le mie preferite. Battaglie tra dei e uomini. Mio padre voleva leggessi il più possibile. Per il bene della mia educazione. Allora eri davvero un bambino come tutti gli altri. Guarda questo posto. Viene da credere alle storie delle leggende. È vero. Siamo vicini a Boklad. La strada si popolerà. Meglio tenere gli occhi aperti. Clive, qualcosa non va? Niente. Niente. Quindi in teoria il prossimo Aikon che andremo a prendere sarà Bahamut. Ecco, vediamo se c'è l'incoronazione del nuovo imperatore. Se effettivamente è vero quello che è stato scritto. I rapporti erano veri, padre. Avete dunque ceduto il trono a Olivier. Ah, oddio. Infatti. L'imperatore Olivier rimetterà in piedi il sacro impero di Sambrec. Ma è un bambino. Come farà a governare un impero? È soltanto un bambino.
Sarò il suo consigliere fino alla maggiore età. Padre, vi prego. O finché ne sarò in grado. L'impero che vogliamo costruire ha bisogno di sangue giovane. In questo momento lui è la persona più indicata. Ci sono altre notizie, Dion. Hugo Kupka è morto e Zanna di Drago distrutta. I pilastri della Repubblica sono caduti. Molto presto lo stendardo imperiale sventolerà su ogni città di Ciclonia. E poi di Valistea. Tutti si piegheranno davanti all'imperatore. Padre, le vostre sono le parole di un tiranno. Le mie sono le parole di un dio. Dell'imperatore che desidero servire. L'incarnazione della somma Grigor. Torna al tuo campo, Dion, e tieni pronte le forze. È il momento di mostrare al mondo il vero potere di Sunbreak. Cioè, quel bambino sembra... Padre. Sembra quasi autistico, per modo di dire, da come si comporta. Io vi trovo molto cambiato. Colpa di Annabelle, gli ha fatto il lavaggio del cervello. Questa è la via che volete percorrere. È tutto Annabelle ha fatto. O sono le ambizioni di un altro? Mm. Di Ultima, forse. Aia. Che assurdità sono queste? Sono le mie parole. Solo e soltanto mie. Minchia, di Ultima, quindi gli creda Joshua. Se devo ringraziare Annabelle, ecco, per avermi ricordato alcune verità, ecco, sulla qua natura delle nazioni, dei sovrani e anche del divino. Vi fidate delle parole di una traditrice? Di colei che ha tradito il suo paese e ucciso suo marito? Siete sempre stato un preziosissimo servitore di Sunbreak, principe Dion. Confido che continuerete a servire l'imperatore nelle prossime guerre. Quel parassita! Fa silenzio, brutto insolente! Tu ti inginocchierai a lui. Il resto è eresia. Mamma mia! Sire, perdonatemi. L'udienza è conclusa. Venite, vostra radiosità. Il consorzio di Rowena vi sta attendendo. No, non voglio fare un altro incontro con vecchi stolti. Sono così noiosi. Ho fame, padre. Possiamo pranzare, invece? Gli ha buttato il fiore. Il fiore che rappresenta il loro impero. Vi addolora non ereditare il trono di vostro padre? Ho sofferto di peggio. Diglielo che Josh è vivo. Consideratevi fortunato. È già un miracolo che un illegittimo come voi sia stato scelto da Bahamut. Vi siete elevato sulle sue ali. Ma è meglio che non saliate troppo. Un illegittimo. Se non volete che il vostro sangue impuro macchi il trono. Che ne sapete voi del mio sangue? Minchia. Il vostro sangue impuro. Madonna mia. Annabelle la sa più di chiunque. Minchia, Annabelle nasconde il plot twist più grosso della storia. Di a nord. Dobbiamo seguire la costa. Annabelle sa troppe cose. Sa troppe cose, Annabelle. Incredibile sta cosa. Incredibile questa roba.
Una vasta cavità nel territorio situata nelle piane dell'Oblio, una desolata regione costiera della Dalmechia orientale, nonostante persegue le acque dello stretto. Ah, ok. Poi Guts, l'apprendista di Karn, alleato del rifugio, che gli permette di viaggiare liberamente per il regno, cosa indispensabile per compiere gli incarichi assegnati da Karn. Il suo ultimo incarico consiste nel raggiungere il dominio cristallino. Ok, va bene, questo non c'è nulla di niente. Poi una frenetica città mercantile situata sulla costa nord orientale di Dalmechia, anche nota come Mille Tavoli. Cioè, questa è la zona che hanno fatto vedere al Pax Est. Cioè, guardate quanto era lontana la zona che hanno mostrato nel... Un conflitto combattuto... Sacro Impero di Sambrek e la Repubblica di Dalmachia. Posizione dalmechiana, l'occupazione. Ah, ok, questo è praticamente il fatto... Sì, era praticamente la contrattazione. Ascesa dell'imperatore Olivier. Il sacro imperatore Silvestre Lesage abdicò in favore di Olivier, suo secondogenito e unico figlio dell'imperatrice Annabella. In apparenza come riconoscimento per il ruolo svolto nell'accordo di pace tra l'impero e la Dalmechia. Sebbene l'ascesa di una persona così giovane fosse senza precedenti, l'imperatore Silvestre rassicurò coloro che osano esprimere dubbi su tale scelta, affermando che, in quanto incarnazione della somma Grigor, egli stesso sarebbe stato consigliere del giovane imperatore finché questo non fosse giunto a maggiore età. Il principe Dion, primogenito dell'imperatore e legittimo erede al trono, si oppose con veemenza al piano, ma le sue proteste caddero nel vuoto. Incredibile questa roba. Questa cosa è incredibile. Che le rose del deserto. Questi erano gli oggetti su Final Fantasy VII dopo aver battuto Ruby Weapon. Quelli sono nemici, vabbè, ma non me ne frega. Non sarà affatto facile infiltrarsi nel dominio con gli imperiali allerta. No. Sua radiosità ha già perso una capitale. Silvestre farà tutto il possibile per tenere sponde giovane. Le truppe in suo possesso sono esperte e ben addestrate. Ma non possiamo attendere che l'assedio finisca. Bello! Complimenti! Bello sto counter. Almeno questo ha funzionato. La somma Grigor sarebbe la divinità che... ha praticamente creato i cristalli. Ma oh. Vedi, questa cosa che possono attaccare lo stesso anche con il Perry è una minchiata incredibile. No! Oddio, non mi dire che è come... No! No! No, non ci credo! Una volta uscito dai confini, ritorna con la full vita! Oh, porca troia! Questa cosa c'era anche... Oddio! C'era anche nel 15 questa cosa! C'era anche nel 15 sta roba! O come Genshin, sì! Ah minchia, non sono col Perry.
Minchia, però è un bordello di vita sto sofà. Vabbè, sì, è, effettivamente è come se lo stessi combattendo per due volte. Sto colpo di coda mi fotte sempre. Ma no, ancora? Ma dai, madonna, ma che cazzo di mappa? Ma vaffanculo, basta, non ti combatto più. Sei un lamer di merda. Vaffanculo, minchia. Cioè, è proprio in un quadrato. È proprio un quadrato la sua area. È un quadrato. Allora, di lì non ci possiamo andare sicuro. Cioè, ma poi veramente, minchia, c'è una creatura che fa un affondo volante che si fa 27 km di mappa e praticamente gli hanno messo il... Cioè, gli hanno messo un quadrato come box di combattimento. Perché non sanno vivere senza la benedizione dei cristalli. Cioè, ma fate un'area più grande, mamma mia. Cioè, un po' esagerata sta cosa. Cioè, proprio gli hanno messo un quadrato, letteralmente un quadrato. Ecco, questa sì è l'area che hanno fatto vedere del Pax Est. Mica madonna, cioè hanno fatto vedere un'area incredibilmente avanzata. Ora capisco perché appunto, proprio questa è la stessa parte che hanno fatto vedere il Pax Est, perché adesso sotto c'è la missione e poi infatti quando hanno giocato dice no, non possiamo andare avanti perché altrimenti ci sarebbero riferimenti spoiler per la trama. Quindi non possiamo farvi vedere oltre. E quindi hanno fatto un giro nel deserto. Un giro qui. Hanno fatto vedere qualche cosina e poi basta. Proprio questa è la stessa zona del Pax Est quando hanno fatto lo showcase del gameplay. Infatti, forzieri. È vero che comunque forzieri, ecco, contengono poca roba in realtà. Contengono per lo più le musiche per il jukebox o comunque oggetti che è possibile recuperare anche altrove. Cioè non ho trovato ancora forzieri con un loot estremamente raro o che comunque ti permette di avere oggetti particolari anche per la forgiatura, perché per la forgiatura gli unici oggetti rari li ho ottenuti dalle cacce al momento. Quindi però per il resto vedete si ottengono materiali standard, molto standard. Non c'è quella che da un lato può anche essere una cosa positiva, il fatto che tu non debba cercare tutti quei forzieri per cercare oggetti chissà che cosa. Quindi da un lato non è brutta questa cosa, però da un lato ti fa perdere la voglia di esplorare. Venite tutti qui, ammirate. Signore, forse vi interessa. Tra l'altro, infatti, poi rispuntano nel negozio. Per una misera crosta di pane. Non troverai prezzi migliori. Non oggigiorno. Prova a cercarli se vuoi. L'occupazione illegittima del dominio cristallino da parte dell'impero è attualmente in corso. Solo chi ha affari a sponde gemelle approvati ufficialmente dall'esercito repubblicano potrà attraversare i confini. Chi desidera entrare deve mettersi in fila e preparare i documenti per l'ispezione. Pare non siamo gli unici ansiosi di andarsene. Fanno controlli ovunque. Fate eccezioni? Non per gente come te. Non entreremo senza lascia passare. Sarà meglio andare a cercare Goetz. Deve essere da queste parti.
Chiamalo Goethe. Che razza di spilotti. Alzi i bracci di parte. Dovresti venire con me. Nel dominio faremo. Ma non c'è altro, vero? No. Ok. Non si trova niente di paragonabile a Sponde Gemelle. Eccolo là. Hodor. Ehi, Goetz, eccoti. Clive, mi dispiace. No, ditelo a Nan. Calmati, Goetz. Raccontaci tutto. Gli hanno rubato. Lo sapevo. Lo sapevo. Non saliremo senza sulla carovana. Non passeremmo neanche quel cavolo di posto di blocco. Ti ricordi l'ultima volta che l'hai visto? L'avevo in tasca un minuto fa. Poi un bambino mi ha urtato e... Eccolo qua. Ehi. Non è che forse me l'ha rubato lui, vero? Non mi stupirei. Un mercato così affollato sarà pieno di ladruncoli. Se vogliamo il lascia passare, dobbiamo trovare questo bambino. Da dove possiamo cominciare? Oh, lo so io! Ho un'amica, Boklad, che potrebbe aiutarci. Nessuno sa che cosa succede da queste parti meglio di lei. Dove la troviamo? È la proprietaria delle carovane scarlatte laggiù. Sull'insegna c'è un ciocobo rosso. Io mi sarei trasformato in Ifrit e avrei distrutto tutto. Voi due andate pure. Però voglio essere ognuno sicuro che la mia roba non manchi altro. Ognuno fa le sue scelte. Vediamoci lì. Tipo dammi lascia passare, tipo spaccando tutto e anche i nostri borselli fino al posto di blocco. E di là c'è un bambino però che corre. Acciuffiamolo. Ehi tu bambino, vieni qua. Ehi. No, non sei tu. Sì, effettivamente potevo sfondare tutto. Arrivederci e grazie. Siete qui per una carrozza. Sono 10 milioni se volete andare al dominio cristallino. 10 milioni? Non ci interessa. Buona giornata, allora. No, aspetta, non andare via, El. Lui è un mio amico. Che mi venga un colpo. Goetz, che cosa stai facendo qui a Boklad? Immagino che Lady Caron non lo sappia. In che razza di guaio sei andato a cacciarti stavolta? Il mio lascia passare è stato rubato da un bambinetto. In nome del... Sei grosso come un molboro. Che sei grosso come un molboro. Goetz ci ha detto che conosci bene. Potrebbe anche essere un complimento, però. Hai idea di quale bambino potrebbe essere stato a rubarlo? Non intendiamo punirlo. Ci serve solo il lascia passare. E poi ci rimettiamo in viaggio. No, non abbiamo intenzione di punirlo. Ho capito. Lo voglio solo squartare. Quindi nessuno di voi due possiede un lascia passare. Non che possiate sembrare mercanti, ma immagino che siate venuti da me per questo, giusto? Sì, 10 milioni di ghillo ora. D'accordo. Non so chi vi abbia rubato e lascia passare, ma credo di sapere perché può averlo fatto. Lasciate che vi spieghi. Non credo che funzioni. Non credo che funzioni essere fregno per poter passare. Al massimo Jill. Visto che i soldati sono tutti maschi lì, Jill potrebbe... Da quando il pugno ha marciato sul dominio, la Repubblica sta mettendo un freno ai commerci che potrebbero aiutare l'impero più di quanto aiuti noi. Questo significa che i lascia passare non sono più un modo di snellire le procedure dei viaggiatori. Ora sono uno strumento essenziale per attraversare i confini. Con una domanda che supera l'offerta, sono divenuti un bene prezioso. Spingendo così diverse persone a ottenerli in modi ben poco legali. Quindi i bambini rubano i lascia passare per rivenderli al mercato nero? Sì e no. Su ogni lascia passare c'è scritto il nome del proprietario. Eppure i nomi delle vittime non compaiono sui registri di coloro che attraversano il posto di blocco. E quindi?
Quindi qualcuno sta falsificando i lasciapassare rubati. La stessa persona che sta incoraggiando i bambini a rubarli. Senza dubbio la stessa persona che è il lasciapassare di Goetz. Chiunque sia, sta rovinando la vita degli onesti mercanti. È per questo che abbiamo deciso di reagire. Ci darete una mano? Volete il lasciapassare? E noi vogliamo assicurarci che non vengano più rubati. Se scopriamo chi c'è dietro, sarà come prendere due piccioni con una fava. C'è forse un altro modo per raggiungere il dominio cristallino? Se non siete con una carovana, non vi faranno passare. Quello o... non so, forse dovreste attraversare lo stretto a nuoto. Ma se ci provaste, le guardie vi scoprirebbero subito e noi non vogliamo essere scoperti, giusto? O troviamo chi ha rubato i lasciapassare, o rinunciamo a entrare nel dominio. O vi fate trasportare da Bahamut. Vi aiuteremo. D'accordo. Chiamate il cucciolo Dion e gli dite... Senti. Non ci siamo presentati. Eloise, al tuo servizio. Clive. Piacere di fare affari con te, Clive. Ah, il sigillo ora mi dà la spilla. Per farmi accettare nel gruppo. Collare scarlatto. Il proprietario della falegnameria vicino alla stazione di sosta gestisce le ricerche. Mettiti questa, così saprà che sei un amico. Ti consiglio di cominciare le medaglie di capo palestra. La falegnameria. D'accordo. Ma tu Jack l'hai finito già? O sei soltanto più avanti? Perché finora so che c'è Angel che l'ha finito. Ah no, ok. Quindi solo Angel ha rushato praticamente per il momento. Tu che vendi? Ben trovato. Potenziatrice, ma questa già ce l'ho. Ok, questa costa 20, quindi la compro. Ti ringrazio molto. Ti saluto. Ok. Sparisci dalla mia vista. A che serve una macchina? Boh, quello ha rushato in una maniera incredibile. Venite tutti. Un po' di torci budella per il viaggio? La fermata è vicino al posto di blocco. Succosissime. Placate la sete senza. Sei tu il falegname? Cerchi qualcosa in particolare? Ah, Eloisa ha reclutato anche te. Immagino tu voglia informazioni. Ha detto che tu dai la caccia ai ladruncoli. Che sapete? Per prima cosa, che colpiscono i mercanti che hanno le merci più ingombranti. Sono quelli meno protetti. E ci sono meno probabilità che li inseguano se li scoprono. Non che riuscirebbero a prenderli. Quei demonietti conoscono questo labirinto come le loro tasche. Gli si saranno illuminati gli occhi vedendo Goetz. La pescivendola vicino ai cancelli sta rintracciando tutti i bambini coinvolti. Dovresti andare a parlarle. Grazie. Che la pescivendola. Lo faremo. Quindi se volete un pesce. Non si trova niente di paragonabile a Sponde Gemelle. Dovresti venire con me nel dominio. Pesce per tutti! Fresco, sottosale, affumicato! Posso offrirvi... Ah, scusa. Hai un messaggio da Eloise? Mi ha chiesto di aiutarla. A aiutarvi. A trovare i ladri. Ah, ma davvero? Allora è il caso che ti dica ciò che so. Innanzitutto, non è un'operazione familiare. Tutti i mercanti dicono che i bambini che li hanno derubati erano sporchi, vestiti di stracci. Devono essere dei ragazzi di strada. Ce ne sono parecchi qui. Orfani di guerra. Forse alcuni, sì. Hai visto i rifugiati che si sono radunati all'ingresso? Sognano tutti un nuovo inizio nel dominio e anche oltre. Alcuni di loro approfittano dell'occasione per liberarsi di fardelli indesiderati. Che vergogna. Chiunque sia dietro ai furti prima o poi dovrà essersi presentato ai bambini. Faremo lo stesso. Potreste iniziare dai bambini qui intorno. Dubito che siano coinvolti nei furti, ma potrebbero sapere qualcosa. Tentar non nuoce. D'accordo. Allora. Quanto sarà difficile? Assaggiate le mie pesche!
Oddio. Allora, io va bene. Potrei anche assaggiarle le pesche, però... cioè... vabbè, niente, andiamo avanti. Scusa? Ti spiace se ti chiedo una cosa? Se proprio devi. Mi stavo domandando se qualcuno ti avesse chiesto di fare qualcosa fuori dal normale. L'unica cosa che voi adulti ci chiedete di fare è tacere e andarcene. Quindi indovina un po' cosa sto per dirti di fare. Scusa, ti lascio in pace. Incazzato come le bestie sto bambino. Assaggiate le mie pesche, sono dolci come l'ambrosia. Beh sì, effettivamente non ci sta per niente sta voce su questa tizia. Comprerò il più grande. Ehi tu, ragazzo. Cosa vuoi? Voglio sapere chi è che sta chiedendo a bambini come te di borseggiare. Non lo so, nessuno me l'ha chiesto. Borseggiare? E ti pagano? No, ma si finisce nei guai. Se te lo chiederanno, saprai come rispondere. Un po' di torci budella per il... Scusami. Cosa vuoi? Io non ho soldi. Tranquilla, non siamo cattivi. Vogliamo solo parlare. Di cosa? Abbiamo saputo che delle persone cattive costringono i bambini come te a rubare i viaggiatori. Dobbiamo sapere chi sono per poterli fermare. Non ne so molto, davvero. Ma il mio amico Onza, lui... ha trovato un lavoro. Pare sia pericoloso. Sembra promettente. Troviamolo e parliamoci. Sai dove potrebbe essere il tuo amico? Credo sia vicino alle tende fuori città. Grazie, sei stata molto gentile. Onza. Onza la lonza. Lasciate che vi aiuti io. Costa poco. Ma qui cosa c'è? Qualcosa? No. Ok. Pensavo ci fosse qualche cosino. Forse intendeva il campo profughi. Speriamo sia ancora lì. Sei tu? No, eccoli. Quel grassone è stato un colpo facile. Potevamo rubargli gli stivali e non l'avrebbe notato. Già, ma dovevamo tenere il lasciapassare. Così ce ne andavamo da questa fogna. Magari sarebbe bello. Se ci scoprono, ci impiccheranno usando le nostre interiora. Davvero, eh? Allora forse potreste presentarci queste persone incantevoli. Cavolo, siamo nei guai! Che facciamo? Fatevi pure prendere, io scappo. Onza, dove stai andando? Quello era Onza, eh? Jill, resta con questi due. Io inseguo lui. D'accordo. Vieni a me, Ifrit! Sarà lontano. Devo trovarlo prima dei suoi cani. Questo sarebbe stato figo. Per caso è passato un bambino. Ha rubato qualcosa a un mio amico. Ce n'era uno che correva verso il recinto dei Chocobo, ma... Grazie. Vieni a me, Garuda! Eccolo. Vediamo se mi ha portato tipo in qualche trappola. Merda, in trappola! Tranquillo, Onza. Non ti faccio niente. Sdish. Vorrei solo farti delle domande. Ah, va bene, tanto non ho scelta.
sto cercando le persone che ti costringono a rubare. Chi sono? Sono le pietre lavorate. Mi hanno detto che mi avrebbero pagato bene in cambio. Sapevo che erano cattivi, ma il pane costa. Prima di lavorare per loro, non potevo permettermelo. Se non ci fossi io, prenderebbero un altro. Uno più facile da comandare. Onza. Quindi l'hai trovato? Jill. Dove sono gli altri? Li tiene d'occhio Eloise. Io e Guts ti cercavamo. Sei... lui! Non ho il tuo lasciapassare, se è ciò che cerchi. Io l'ho dato a loro. Faccio che vuoi, ma non posso riprenderlo. Non voglio farli arrabbiare. Se non fosse per loro, moriremmo tutti di fame. Certo, mischini però, eh. Eccoli. Codardi. Non costringerete un altro povero bambino a... Ah, sono convinti. Aspetta, non siamo... Lascialo. Stai sbagliando di grosso. Siamo dalla stessa parte. Non credo proprio. Quella spilla, dimmi dove l'hai presa. Ma... Mastro Dio! Eh? Guts, che fai con queste persone? A meno che non siate quelli di cui parla mia sorella. Ah, è sua sorella! Eloise? È il fratello di Eloise. Eloise non ci ha detto che ha un fratello. Perché doveva? Mi considera solo uno strumento. Theodore, al vostro servizio. Mi scuso per prima. Theodore, che sai delle pietre lavorate? Sono degli avvoltoi che banchettano a Buckland. Approfittatori. Derubano chi ha ghilla e costringono chi non ne ha a unirsi a loro. Ho indagato sulle loro attività, sperando di evitare ai rifugiati altre sofferenze. Ma sembra che siano più infimi di quanto temessi. Sembra Leon... Onza è a posto. Non dovete prendervela con lui. Sembra Leon di Final Fantasy 2. Per conto delle pietre, avrebbero trovato un altro poveraccio. Magari in punto di morte. Clive, giusto? E mia sorella ti ha chiesto di porre fine ai borseggi. Vogliamo tutti la stessa cosa. Ok. Meteorite buono. Che mi serve. La composizione del gruppo è cambiata. Quindi ora chi c'è nel gruppo? Ah no, vabbè, sì, nel senso perché prima era da solo Clive, ok. Quindi, qual è il piano? Che altro? Le pietre lavorate, annientiamole. Voi recuperate il lasciapassare e io rendo di nuovo sicura a Buckland. Ma dove sono? D'accordo. Così appena finiamo questa, stacchiamo. Stasera. Sai dove sono? Tranquillo. Terremo la bocca chiusa. Vengono in città solo a prendersi lasciapassare, fuori dai cancelli. Una volta ho provato a seguirli, ma mi hanno visto a metà strada. Volevano impiccarmi. Li impiccheremo noi. Dove sono andati? Ah, sulla strada per la forra di Letni. Ah, vuoi vedere io ora quella specie di portone chiuso che abbiamo visto prima? La forra di Letni è a sud, oltre il campo. E mi sa che è quella veramente. Spero tu non abbia spaventato. Sì, mi sa che è decisamente quella. Papà. Non ci sono cristalli qui. Pronta, bella?
Più veloce! Oh, mi hanno visto! È quello il tizio che va in giro a ficcare il naso nei nostri affari! Scusatemi! Avresti dovuto pensare di più ai tuoi. Dubito che quelli fossero i capi. Almeno siamo sulla giusta via. Il capo dei capi. Ah, là ce ne sono altri. Vedi? Sempre di meno. È quella. Me lo immaginavo fosse quella. Ah no. Ah, di là è invece. E invece visto. Tutto sbagliato. Oh. Un bottino non male oggi. Sì. Alcune delle nostre nuove reclute sono ladruncoli nati. Specialmente i piccoletti. Quell'onza ha mani parecchio leste. Peccato che gliele taglieranno. Ma per ora, vediamo di sfruttarle. Buon. Feccia. Forse sono i capi delle pietre lavorate. Non meritano alcuna pietà, Clive. Non pensavo di mostrargliene. Quando vuoi, Tio. Cioè, poi praticamente ce l'avevano davanti casa. Sono e tutto pronto. Sto tempo non li hanno scoperti. Un nascondiglio un po' farlocco, sinceramente. Pensavo fosse un po' più nascosto. È quella guardia di Bokland. Forza, ammazziamoli! Allora, vai. Hai perso! Non si vedeva un cazzo. Arrivederci. Madonna, quanto è bello giocare coi Perry. Sembra che il crimine paghi. Catenine, anelli, borse. Ah, e lascia passare. A decine. Hanno cambiato i nomi? Non ancora. Ne riconosco alcuni. Quello di Goetz è di sicuro qui in mezzo. Non mi rimane che controllarli tutti e restituirli ai proprietari. Diamo la buona notizia a Eloise. Ci puoi pensare tu qui, Theodore. Certo. Oh,
Menziona pure il ruolo che ho avuto, Non mancherò. Si immagini Theodore in realtà è il capo dei delle pietre tagliate e praticamente ci ha fatto andare via in modo da rubarsi tutto. Ah, Clive, come sta andando la caccia? Spero che mio fratello non ti sia di intralcio. Al contrario. No, ok, vabbè. E così era tutta opera delle pietre lavorate. Anche Tio era sulle loro tracce. E la loro sconfitta risolve 3 problemi in uno. I vari borseggi, i banditi che ne muovevano i fili e i lasciapassare che venivano rubati. Mi auguro soltanto che il vostro sia tra quelli recuperati. Solo il tempo e il ritorno di Tio ce lo dirà. Parli del diavolo? Bentornato, caro fratello. Sei troppo gentile, Eloise. Per Goetz, il lascia passare. Digli di farci più attenzione d'ora in poi, d'accordo? Lo farò. Grazie. El, ho chiesto ai ragazzi di riportare il resto. Potresti aiutare a catalogare tutto? Ma certo, farò un po' di spazio nel magazzino. Immagino che ripartirai presto, dunque. Ma non sarebbe carino andare via senza esserti presentato a dovere. Non è vero? Sid? Non ti preoccupare. Siamo dalla stessa parte. Scusa, non capisco. Come tu saprai fin troppo bene, noi delle Carovane Scarlatte siamo sempre felici di aiutare i bisognosi. Per un piccolo compenso trasportiamo qualsiasi cosa. Piccolo compenso? Per il mercato o portatori in fuga. Io sono stato il primo che ha aiutato. Sarei stato marchiato da bambino, altrimenti. Come marchiato da bambino? Non avevo idea. Ma perché? Guarda caso, so usare la magia? Di espandere le nostre operazioni. E quale migliore alleato se non il capo in questo campo? Non concordi, Tio? Certo. Non l'ho visto utilizzare la magia, però. Sembra che il nostro scopo coincida sotto diversi aspetti. Quindi, che ne dici di lavorare ancora insieme? Sarà un piacere. E un onore. L'onore è nostro. Tieni, Clive. Questa è per te. Un altro sigillo. Che cos'è? El ha amici altolocati, mentre le mie conoscenze sono un po' più umili. Questo simbolo prova a tutti che sei amico di entrambi. Sigillo combinato. Collare e bussola. Lo porterò con orgoglio. Che veramente è tipo Ash con le medaglie Pokémon, con tutte le spille che gli hanno dato. Se passare di Goetz salirete sulla carovana. Ma se doveste incontrare problemi, saremmo molto felici di fornirvi uno dei nostri carri. A prezzo di favore, è ovvio. 9 milioni? Per la carovana. Da 10 siamo passati a 9 milioni. Bene. Questo perché giustamente fa il prezzo di favore. Vabbè, capisco gli affari, capisco i soldi, però. Mi sembra un po' particolare. Lascia passare mercantile, soffio del fulmine, che però io fulmine non ne uso. Mi dispiace Sid, ma Ramu non mi piace come Aegon qui. Madonna.